Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Victoria 2 con l'Italia. Nell'ultima parte avevamo deciso di iniziare a completare la nostra armata. Prima cosa quella in Italia, quindi di truppe accettate. Iniziamo a fare. Allora, 7 ne vogliamo. Sicuramente Milano e Venezia sono pieni zeppi di pops, quindi possiamo fare un sacco di truppe qui. Iniziamo a farne 8. Sì, 8 di queste, 4 di queste altre. Bene, poi ne facciamo altre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, e altre 4 di queste. Bene, e adesso partiamo. Siamo nel 76, abbiamo ancora 4 anni finché non inizierà lo Scramble for Africa, che ci darà la possibilità di dichiarare guerra a tutte le nazioni africane senza dover fabbricarci un casus belli a parte. Questo sarà il momento anche in cui potremo iniziare a colonizzare, tramite questa funzione qui, queste parti d'Africa per collegare questa a quest'altra parte. Ora la domanda sarà: riusciremo a essere i primi che avranno le tecnologie adatte? Bene, adesso andiamo un po' a vedere quali tecnologie ci serviranno. Allora, ci servirà di... Ok, ci servirà su Breech Loaded Rifles, questa qui, Indigenous Garrisoning, e questa, per avere chance di scoprirla, ci servirà di aver inventato Machine Guns. Machine Guns è questa tecnologia qui, che viene sbloccata anche lei, però solo nel 80. Un'altra possibilità, vediamo se c'è un'altra possibilità. A parte che sale del 10% la chance se qualcun altro ha già questa ricerca, e se no dobbiamo aver inventato il Main Armament. E la domanda è: qual è il Main Armament? È qui, qui non c'è. Non c'è qui, questo è il heavy armament. Il main non lo vedo al momento. Eccellente. Ah, questo qui. Va bene. Adesso abbiamo... Adesso dobbiamo pensare, è meglio far questo e poi ricercare questo, oppure metterci a provare a ricercare questa qui. Credo che sia meglio andare a ricercare questa per essere i primi ad avere le tecnologie per colonizzare. Bene, allora iniziamo con Weapon Platforms. Per essere sicuri di essere i primi a voler colonizzare. Fermi tutti, patrioti tedeschi. Cosa vogliono e quanti sono? Ah, sono davvero pochi. Quindi andateli a prendere. Ecco, adesso voglio anche vedere quanti. Allora, adesso noi non abbiamo più il truce con Futajallon. Esatto. Però non ne vale la pena, perché noi presto possiamo comunque dichiarargli la guerra dall'80 circa in poi, quindi non credo ne valga la pena adesso di prenderli, specialmente perché facendo ciò ci metteremmo in truce con i suoi alleati, e questo ci toglierebbe la possibilità di poi prenderci anche loro non appena scatta lo Scramble for Africa. Una cosa che potremmo fare invece è prenderci questo pezzo di Libia dagli ottomani, e credo che è quello che faremo. Credo che adesso giustifichiamo la guerra per Placing the Sun. Questo dovrebbe essere il casus belli adatto. E adesso lo facciamo. Lo facciamo e velocemente portiamo le nostre truppe qui.
Ah, tra l'altro hanno quelle truppe ancora non completate. Va bene. Ok. Allora, qui che cosa ci manca? Qui abbiamo 9 e 4. Diciamo che abbiamo soltanto una di infanteria di troppo, quindi adesso lo togliamo. Ok, e questo simpatico lo carichiamo su, lo riportiamo qui e muoviamo anche loro qui verso il basso. Ok, ci hanno beccati, abbiamo preso soltanto 2.6 di infami e ci va bene così, perché non è tanto. Una fine all'imperialismo turco, sì, esattamente. Ok, no, qualcosa qui sta andando. Ah, ok. Qui adesso qui noi mettiamo i reazionari. Sì, mettiamoli. Anche qui. Allora, cos'è? Anti-Colonial League. Denunciateli. Ok, i 27 li carichiamo qui su e li portiamo qui. Bene. Alziamo lo... Ah no, è già al massimo stockpile. Ok, quindi questi si stanno rigenerando. E l'Austria. Ok. Bene. Ah ok, però possiamo prenderci soltanto una regione alla volta, quindi Tripolitania, poi Fezzan. Ah. No, 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 no. Va bene. Ok. Andiamo a prendere anche questi. E direi di dichiarare subito la guerra. Place in the Sun per prenderci Tripolitania, la regione a nord, Siria Naica, quella a destra vicino, Fezzan è quella sotto, Siria tra Giordani. Ok, diciamo che adesso ci prendiamo Tripolitania. Procedi. Bene. Li stiamo attaccando direttamente e loro hanno paura e scappano giustamente. Ups, prendiamo questi anche e li portiamo qui. Sono queste tre regioni che vogliamo prenderci noi, anche se vorremmo prenderci anche queste qui in basso, Fezzan. Ah, adesso arrivano le navi ottomane, poco simpatiche tra l'altro, perché loro credono abbiano ancora una buona flotta, cosa che noi non abbiamo. A me non piace farmi la flotta ad inizio gioco, perché non so, come se non servisse a tanto. All'inizio ad esempio uno si fa i Manowar e poi i Manowar fan direttamente... No, dove sono? I 24 vanno qui. Ecco, però i Manowar bisogna poi un giorno di nuovo distruggerli per far spazio alle navi più potenti. A me non piace, quindi evito direttamente. Una buona flotta io in genere poi me la faccio a fine gioco soltanto. Ok, allora qui stiamo andando di qua. Ok, questi 27 amici possono salire e distruggere quelli lì. Da dove stanno uscendo questi? Va bene.
Ok, abbiamo anche questa tecnologia, adesso ci manca soltanto main armament. Bene. Ah, si sale, si sale. Vediamo un po' quanto sono forti i turchi. Allora, io credo siano poco forti comunque. Vediamo. Sì, sono... Wow, fan schifo, si può dire, con certezza. E lo sanno. Infatti scappano. Ma noi li andiamo a prendere. Ok, no, anzi, scendiamo fermi, scendiamo qui. Perché noi possiamo mettere un altro war goal? Non possiamo. Ah, perché siamo a meno 4 per via delle blockades. Perché noi ci stanno, loro ci stanno bloccando tutto qui con le barchette. Quindi... Ma sì. Noi purtroppo abbiamo soltanto 6 di queste qui antiche però. Però questi sono i loro transport clippers. No, però non vogliamo farcele distruggere da queste altre, quindi rimaniamo qui. E ora scendiamo. Ma che guerra inutile. Ah sì. Adesso noi abbiamo riempito il war goal e dovrebbe iniziare a salire la percentuale. Anche se al momento sta ancora a 0.4. Ah sì, ci mettono molto a muoversi in Africa, che sono abbastanza lente. Ok, ora qui abbiamo 11.7, 7 sono tantissime ovviamente perché avevamo... Non so che farmene. Per il momento le lasciamo così, poi dopo le andiamo a dividere. Ok, intanto facciamo un generale. Ed esce questo ed è buono. Ne facciamo un altro e non è buono. Ne facciamo ancora un altro. Dov'è? Eccolo qui. No, grazie. Ok. Oh, la militanza sale in una maniera incredibile e nessuno sa perché. Bene, e non ce la fanno ad arrivare in tempo. Scendete di qua. Ok, sta l'organizzazione. Possiamo alzare il nostro opinione. Futagellon, no. Possiamo metterci nella sfera, ma noi abbassiamo l'opinione dello UK. Perché è questo che a noi interessa. Ah no. Bene, ora che altro facciamo? Che noia. Allora. Ma sì, andiamo di qua.
sì, non possono nascondersi per sempre. Tra l'altro l'Egitto ha già modernizzato. Wow. E non ci farà, ci farà passare. Perché stiamo attaccando i loro nemici. E visto che sono i loro nemici, vuol dire che non gli hanno dato il military access. Vuol dire che tra poco riusciamo a prendere queste sei truppe ridicole qui. Adesso c'è soltanto da aspettare che salga il war goal per via di questo, il war score intendo. Ma e ora cosa facciamo? Non abbiamo più niente da fare. Saliamo di qua. Allora, l'Austria, il military access non ce lo dà? Non ce lo dà. Peccato. Abbiamo finito qua. Ecco perché ora non possiamo più andare oltre. Ah, però l'Egitto ci dà il military access. Ah, e l'Egitto ha il confine con la Turchia. Ok, quindi se ci date. No, se ci date il military access, cosa che fanno, noi poi se ci serve possiamo andare a piedi qui ad esempio. Ma no, dove stanno andando? Ah, Dendi. È dato un casus belli che non useremo. Sì, muoviamoli di qua, tanto non abbiamo niente da fare. Ok, questo è davvero buono. Ah, rimanete qui a Ben. Fight on, brave soldiers. A Bengasi. Sì, dai, pian piano dovrà salire anche il war score. Perché noi come barchette potremmo fare massimo questi. Invece a me piace aspettare finché si possono fare i battleships oppure i dreadnoughts addirittura. Allora basta che ci rilassiamo adesso. Allora vediamo, qui manca un po' di artiglieria, abbiamo 6, sono scritto qui 6 di loro, uno di loro. Adesso ci mandiamo due truppe d'artiglieria lì per riempirli un po'. Poi qui 8 e 4, così mi piace. 5 e 2, 5 e 2, no, a noi serve 6 e 3, quindi adesso mandiamo, mandiamo 1 e 1, una di qua e una di qua, li mandiamo qua su. Questi li facciamo unire. Ok, che abbiamo combinato qui? Bene, hanno finito questi due. Ah, tutti e due li voglio. E andate qui, che vi devo dire? Qui in Siria. Ok. Benissimo, adesso abbiamo main armament. E se adesso andiamo a guardare qui? Eh sì. Questo ci alza del 25% la probabilità poi di scoprirlo, così che appena scatta l'80 noi abbiamo la possibilità di fare quella scoperta. Bene, ora cosa facciamo? Ora ricerchiamo. Non so. Non lo so.
che ora possiamo fare? Certo, possiamo con questa alzare di 50 i nostri colonial power points che ci serviranno non appena andiamo a colonizzare. Ci sono i ribelli in Albania? Cosa vogliono? Ah, i greci, wow! Peccato che non ce l'hanno fatta. Ok, allora adesso possiamo mettere un altro war goal? Sì, si può. E quindi noi metteremo, vediamo, Place in the Sun ci dà 5.5 infamy e ci prendiamo Fezzan. Allora, la Cirenaica anche è interessante, però credo che sarà meglio prendersi Fezzan. Sì, procedi. Ok. Che ce ne facciamo di tutta questa influenza? Non ci serve a nulla. Abbassiamo di nuovo lo UK e poi lasciamo stare. La Prussia va di nuovo in guerra con la Francia. Ah, ok, stiamo arrivando. Ma rimani qua, Damasco. Tu rimani qui direttamente. Ma beh sì, direi che la cosa migliore da fare è stata prenderci questo pezzo. Così poi potremo colonizzare qui intorno con facilità. Bene, abbiamo finito anche questa ricerca. Ora facciamo... cosa ci mettiamo a fare? Cosa ci mettiamo a fare? Direi che... direi che aspettiamo l'80 che sbloccherà questa qui. Sì, esatto. Aspettiamo l'80. Bene, vediamo cosa fanno questi qui. Ah, ok, loro hanno finito. Guardate qua. Ok, direi che anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prossima.